Siete collegati, gentili amici telespettatori, con lo stadio comunale Saverio Spinella in Melito Porto Salvo. E l'ore che vi parla vi saluta, vi auguro buon ascolto e buona visione. Va in onda oggi il campionato di prima categoria, girone di Calabria. Le formazioni annunciate: Palizzi, Serra, Iriti, Minniti, Bruzzese, Polimeno, Rodà, Bonanno, Aziz, Scordo, Marengo e Romeo. A disposizione sulla panchina Molla, Cosmano, Francone, Giuseppe Zirilli, Antonino Zirilli, Proietto e Palamara. San Gaetano Catanoso, Morabito, Pagnotta, Marra, Cagliostro, Scappatura, Falduto, Castello, Azzara, La Rocca, Suraci e Iannò. A disposizione del mister Gulli, Mole, Ambrogio, Fortunio, Ciclari, Ielo e Biondo. L'arbitro è il signor Vincenzo Torchia della sezione di Catanzaro. Palizzi che si schiera alla destra dei nostri teleschermi, casacca canarina, pantaloncini bianchi, pantaloncini neri, pardon, calzettoni bianchi, mentre il San Gaetano Catanoso, casacca completamente azzurra alla sinistra dei nostri teleschermi. Al centro della mediana, una vecchia conoscenza dei campi di gioco, Nino Falduto, uno dei mostri sacri del dilettantismo calabrese, una gloriosa carriera alle spalle nei vari campionati, prima, seconda, terza categoria, promozione, eccellenza, serie D. Tutto è quasi pronto. L'arbitro, il signor Vincenzo Torchia della sezione di Catanzaro, controlla che tutto sia in ordine. Pronti? Via. Palla in avanti, calciata da Pagnotta. Pallone che si impenna, va a colpire proprio la rete di recinzione. Mortaretti al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo. Non è una bomba di Maradona, ma sicuramente un botto. Intervento arbitrale per sanzionare una carica di Iannò ai danni di Minniti, lo stesso che sta calciando. Palla che spiove, un colpo di testa da parte di Scordo, un altro di Bonanno, ma in maniera irregolare a parere dell'arbitro, in maniera irregolare. E allora Nino Falduto si incarica di mettere in movimento Azzara, fermato Iriti, lancio di Bonanno, palla che termina oltre la linea dell'out, e quindi sarà la formazione ospite a rimettere. Si incarica Pagnotta, con questo lancio in avanti Iriti, viene spostato lateralmente Scordo, tutto regolare per l'arbitro, si può proseguire. Manovra il San Gaetano Catanoso con Nino Falduto, il suo interno in direzione di La Rocca, ancora La Rocca, la palla ha superato la linea dell'out, dice l'arbitro,
E quindi sarà la formazione palizzitana a rimettere lateralmente all'altezza del tre quarti campo. Pallone che arriva dalle parti di Iriti. Spizzica un niente spruzzese. Mesti e Bonanno, capitano della formazione palizzitana, un colpo di testa da parte di Valduto. Finta di Bonanno, palla per Bruzzese, ancora a Ziz, questi è Bruzzese, ancora Bruzzese, Romeo, Marengo, il suo destro, attenzione, deve uscire, impresa aerea Morabito, alla chetichella mette in movimento i compagni di linea sul settore di sinistra, finisce a terra un giocatore del San Gaetano Catanoso e l'arbitro è lì a due passi, non ha difficoltà alcuna a decretare un calcio piazzato a favore della formazione regina. Sulla linea di battuta c'è Castello, ma non sarà lui a battere, bensì Scappatura, un lungo lancio, viene spazzata infine la palla come lo spazzaneve a Courmayeur, Madonna di Campiglio e Cortina d'Ampezzo, pallone che si impenna, un colpo di testa da parte di Minniti, palla che arriva dalle parti di Bonanno, Bruzzese, Polimeno, la palla in fallo laterale, sarà il San Gaetano Catanoso a rimetterla, questa è la decisione arbitrale, cambio, le squadre si presentano con un 4-4-2 omologo che può diventare ovviamente 4-3-3 o 3-5-2 se non altra. Bonanno, limite dell'area, il suo cross, si salva in calcio d'angolo, se non rimessa laterale, nei pressi della bandierina. E stavolta però è calcio d'angolo, l'ultimo a toccare è stato un difensore, probabilmente Cagliostro, quindi calcio d'angolo per il Palizzi, già battuto, Marengo se ne va, viene fermato, c'è una spinta di troppo, ammonisilo! Scambia Palduto con Morabito, poi cede la sfera a Cagliostro, intercetta Ziz, finta, doppia finta, palla sui piedi di Cagliostro e poi di Castello, quindi Marra, fa buona guardia Stefano Rodà,
può partire il contropiede palizzitano, palla che viaggia dalle parti di Rodà, Minniti, un lungo lancio in avanti di Minniti, un colpo di testa da parte di Palduto, ancora lui, aggancia Ziz, Bonanno, Bruzzese, si sgancia e riceve Polimeno, si libera del suo diretto avversario, viene affrontato in maniera irregolare e arriva il primo cartellino del match. Dal mezzo sinistro Suraci, Bruno fuori aria, grappolo di uomini in aria, spingi tu che spingo anch'io, l'arbitro è lì, va a conteggiare i passi, calcio piazzato per il Palizzi, non ci sono problemi per Morabito, si accartoccia sulla sfera, tiro angolato di Marengo, ma era ben piazzato Morabito. Rimessa laterale per il San Gaetano Catanoso, 9 minuti e 40 nella prima frazione di gioco al Saverio Spinella di Melito Portosalvo, è sempre 0-0 tra Palizzi e San Gaetano Catanoso. Siamo nel campionato di prima categoria, girone di Calabria. Deve uscire Serra, protegge Bonanno, gioco di gambe di Bonanno, perde palla, tutto regolare per l'arbitro. Romeo, Iriti, ancora Romeo, tutto regolare per l'arbitro, scivolone di Romeo, si può proseguire. C'è una protesta di troppo, partita molto delicata, entrambe le squadre veleggiano nelle zone basse, diciamo in piena zona play out. Quindi la posta in palio è veramente alta, anzi altissima. Nessuna delle due squadre può permettersi di scivolare ulteriormente. Mancano circa 7 gare alla fine della regular season. Poi ci saranno i playoff e i playout. Marengo non si chiude il suo triangolo per scordo, Romeo, attenzione, partita molto veloce, intensa. Punizione battuta ma da posizione irregolare, Falduto,
Cappatura, Morabito. Deve entrare Rodà per evitare il possibile intervento del suo diretto avversario, si trattava del numero 11 Annò, ma anche di La Rocca, due clienti da prendere con le molle. Iriti, Romeo Aziz, la respinta di Iriti viene intercettata dal mezzo destro a Zarà, in fallo laterale all'altezza della tre quarti campo. 13 minuti nel primo tempo al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo. Partita a reti bianche, 0-0 al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo. Protegge palla Romeo, poi conquista un calcio piazzato, va a chiedere scusa al diretto avversario, si tratta di Castello. Sulla linea di battuta c'è Bruzzese. Parte il suo cross, un colpo di testa di Bonanno, il disimpegno della difesa ospite, il lancio di Falduto, palla in zona morta dove non ci sono compagni ma difensori come Serra, Iriti, Minniti, Bruzzese, Polimeno e Rodà. Il lancio di Menditi, svirgola Marra, porta la minaccia Marengo, respinge la difesa, Iannò, palla per Suraci, fa fuori un avversario, cross sotto porta, grande parata del portiere sul tiro quasi a botta sicura, una incornata vincente, ma era stata di La Rocca, appostato proprio a due passi da Serra che ha compiuto un autentico miracolo ed è riuscito a salvare capra e cavoli, la sua rete e il risultato. Siamo al quarto d'ora, calcio d'angolo, spiove un cross, finiscono a terra due giocatori, si rialzano. Castello, cross al centro, respinge Rodà ma insiste la squadra ospite con Azzarà. Ancora Castello, palla che arriva dalle parti di Suraci e finalmente arriva Bruzzese che spazza in avanti, Falduto. Questi è Pagnotta, Muro, entrano in due su Castello e c'è il calcio piazzato decretato dall'arbitro, il signor Torchia della sezione di Catanzaro, a favore della formazione ospite. Sulla linea di battuta c'è Falduto, ma non sarà lui a battere bensì Azzarà. Grappoli d'uomo in aria, sta per partire il cross, un colpo di testa da parte della difesa, Marengo cerca di andarsene, finta e doppia finta,
si porta il pallone oltre la linea dell'out Marengo e quindi sarà la formazione ospite. Diciassette minuti nel primo tempo al Saverio Spinella di Merito Portosalvo, è sempre 0-0 fra Palizzi e San Gaetano Catanoso. Siamo nel campionato di prima categoria, girone D Calabria. Le squadre sono appaiate alla, in fondo alla classifica. 19:00 Va bene Sandro! Buona Sandro! Non ci sono stati particolari sussulti in questo scorcio di gara, se si accetta il colpo di testa di La Rocca quasi a botta sicura e la risposta da campione di Serra. Che ha negato la gioia del gol all'attaccante Gaetanino. Si gioca con grande agonismo. La respinta di Rodà. Si distende il contropiede locale. Polimeno, Bruzzese. Ha il problema di girarsi, subisce fallo. Si incarica di battere la punizione Stefano Rodà. Arretra il baricentro della formazione di Falduto, parte il cross, palla che spiove in aria, sfugge la palla dalle mani del portiere che però ha subito carica da Bonanno. Ecco il motivo di questo calcio piazzato decretato dal direttore di gara, il signor Torchia di Catanzaro, a favore della formazione gaetanina. Palla che spiove sulla tre quarti, non ci sono problemi per Morabito, questi è Falduto. Dialoga con il compagno di linea Marra, subisce fallo Iannò e l'arbitro lo gratifica con un calcio piazzato assegnato agli azzurri. Falduto, colpo di petto da parte di Stefano Rodà, ancora San Gaetano in avanti, il pallone è passato non lontano dall'incrocio dei pali difesi da Serra. 21 minuti nel primo tempo al Saverio Spinella di Merito Portosalvo è sempre 0-0. Si aiuta come può, tutto regolare per l'arbitro, semplice rimessa laterale a Ziz. Bruzzese finisce a terra, calcio piazzato per il Palizzi, lo stesso Bruzzese. Romeo
va in tackle scivolato il difensore Gaetanino. Iridi per Aziz, lascia sfilare il pallone Stefano Rodà, il suo lancio fuori gioco di rientro, dice l'arbitro. 23 minuti nella prima frazione di gioco al Saverio Spinella di Merito Porto Salvo, risultato ancora inchiodato sullo 0-0. Non ci sono state grosse emozioni, se si esclude quella inzuccata di La Rosa che ha chiamato Serra a un difficilissimo intervento. L'incornata era stata effettuata da corta distanza, quindi con un colpo di reni miracoloso Serra è riuscito a sbrogliare la matassa. Marengo mette il pallone a terra, osserva il piazzamento dei compagni, cerca di andarsene, perde palla, può ripartire il contropiede ospite, un colpo di testa da parte di Minniti, quanto mai provvidenziale, ha sbrogliato bene Minniti, cerca di andarsene Romeo e c'è un cartellino questa volta per Castello. Venticinquesimo del primo tempo, calcio piazzato per il Palizzi, sulla linea di battuta c'è Stefano Rodà, accanto a sé il compagno di squadra Danilo Romeo che poi si va decentrando, l'arbitro va a piazzarsi in una zona congeniale per la visuale. Rodà parte il suo cross, si aiuta come può, e cioè con le mani, in questo caso Stefano, pardon, Fabio Bonanno, subisce uno sventolio anche lui. Siamo a 3, Castello e Suraci per il San Gaetano e Bonanno per il Palizzi. Tre cartellini gialli, ma bisogna considerare l'importanza della posta in palio. Tutto regolare per l'arbitro, è stato spinto Iriti, calcio d'angolo, invocava la concessione di un calcio piazzato Iriti, ma l'arbitro ha fatto segno di proseguire. Intervento irregolare da parte di un giocatore ospite, punizione per il Palizzi. 26 nel primo tempo, sempre 0-0 al Saverio Spinella di Merito Porto Salvo tra Palizzi e San Gaetano Catanoso. Siamo nel campionato di prima categoria, girone D, Calabria. Partita molto veloce, giocata con tanta grinta e mordente sugli opposti fronti. Sandro!
Bonanno, Marengo, Iriti, non si chiude il triangolo per Scordo che è stato scarsamente servito fino a questo momento, non ha ricevuto cross interessanti. Si accende il tifo degli hooligans e degli skinhead a bordo campo. Si incarica Pagnotta, palla che spiove verso Scordo, va a buona guardia Falduto, esperto difensore del dilettantismo calabrese, ha militato in diverse formazioni compresa la Palmese che oggi milita nel campionato di Serie D, ma sarebbe lungo, lunghissimo l'elenco delle squadre che hanno usufruito dei suoi servigi. Palla che sfila da bordo campo, supera la trasversale, finisce nel famigerato campo delle Fave ai tempi del campo del Maro Simone, cioè quando il campo era in terra battuta. Conquista un fallo Nino Falduto. Falduto Pagnotta, finta e doppia finta, è finito in posizione di offside Azzara. Tutto questo dopo mezz'ora nel primo tempo con le squadre ancora ancorate sullo 0-0. Subisce fallo Marengo, si interessa del pallone, allora si appropinqua Bruzzese, ma non sarà lui a battere perché sta arrivando Stefano Rodà, uno dei due calciatori a cui è stata affidata la conduzione della squadra. Il suo cross, la girata di sinistro di Fabio Bonanno, capitano della formazione palizzitana, la palla ha superato la trasversale. Palla per Marengo, Iriti, Marengo, Minniti, Bruzzese, Stefano Rodà. Il suo lungo lancio in direzione di Scordo, su cui fa buona guardia Marra, palla in fallo laterale all'altezza delle tre quarti campo. Ci hanno provato gli opposti attacchi a rendersi pericolosi. C'è ora un atterramento, ma non può essere fischiato sicuro un calcio di rigore,
al Palizzi, Iriti protegge ancora Iriti, il suo lancio non sono molto convinti i giocatori palizzitani di questo fischio arbitrale. Il lancio di Falduto, un colpo di testa da parte di Minniti che sta giganteggiando, palla che ha superato la linea dell'out e quindi sarà il Palizzi a usufruire di questa rimessa laterale. Marengo, limite dell'area, palla sul sinistro, finisce a terra, tutto regolare per l'arbitro, aggancia Bruzzese, scambia con Bonanno, Bruzzese si libera di un avversario ma non del secondo, esce vincente, palla al piede Stefano Rodà, ancora lui, il suo lancio non si chiude, il triangolo, un intervento di Marengo, rimane dolorante a terra il suo diretto avversario, va a chiedere scusa a Marengo, si rialza il giocatore rimasto infortunato nel corso della precedente azione. Si tratta dell'ala destra Castello. Intanto c'è una sostituzione nelle file del Palizzi, entra in campo con il numero 15 Giuseppe Zirilli, Pagnotta, aggancia Iannò, viene fermato da Stefano Rodà, Zirilli, Bonanno, Scordo, c'è un cross sotto porta, arriva Romeo, il suo cross, chiede la concessione del calcio di rigore, l'arbitro però assegna un fallo al San Gaetano, si è abbattuto con Nino Falduto che ha messo in movimento i suoi compagni, questo è Pagnotta, Cagliostro, il lancio di Castello, un colpo di testa di subisce fallo Romeo, Zirilli, Bonanno, palla in profondità, passaggi molto approssimativi ma la gara è molto intensa, interpretata con sufficiente agonismo sugli opposti fronti. Zirilli commette fallo, San Gaetano in avanti, Pagnotta, ma la punizione va ripetuta.
Castello, Nino Falduto, scappatura, Agnotta, Castello, si smarca e riceve palla Falduto, Pagnotta, tutto regolare per l'arbitro, subisce fallo Marengo, arbitro, il gioco è fermo, c'è un giocatore del San Gaetano a terra, l'arbitro accorre sul posto, si tratta del centravanti La Rocca, non accenna a rialzarsi, allora viene convocato il massaggiatore che arriva con la sua magica bomboletta spray. In grado di compiere miracoli. Così è infatti, accenna ora a rialzarsi il giocatore importunato. Si tratta del difensore esterno Pagnotta. Abbandona il terreno di gioco alla chetichella il massaggiatore e Stefano Rodà si incarica di battere questa punizione. Il lungo lancio di Rodà Capitan Marra si accorge tardivamente di questo buco nero della galassia nana. Azzara e non può incunearsi nel cuore della difesa palizzitana. Il tocco di Annoma, c'è anche il fischio arbitrale. Quarantuno minuti nel primo tempo al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo nel campionato di prima categoria girone D Calabria, è sempre 0-0 tra Palizzi e San Gaetano Catanoso. Il lancio di Falduto, il colpo di testa di Stefano Rodà, la palla in fallo laterale, Pagnotta cercava di mettere in movimento Cagliostro, si lotta caparbiamente su ogni palla, questi è Marra, la palla ha superato la linea dell'out, Aziz, Marengo, il suo cross verso Romeo,
che tiene il pallone in gioco sul filo del fallo laterale. Zirilli, va al tiro Zirilli, respinge la difesa, il lancio di Falduto, punizione già battuta, Minniti, Romeo addomestica un buon pallone, Iriti, Iriti cerca di andarsene, Romeo, l'ultimo tocco è suo, rimessa laterale già battuta. Ormai siamo agli sgoccioli per quanto riguarda la prima frazione di gioco. ...43 minuti e 25 secondi, un tiro dalla lunga distanza quasi di alleggerimento, ultimi scampoli di gioco al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo, partita a reti bianche, Palizzi 0, San Gaetano Catanoso 0. Questo è Nino Falduto, chiama in causa Pagnotta, ancora Falduto, va al dribbling Falduto, si smarca e riceve ancora Pagnotta, Iriti, Romeo, perde palla Bonanno, Marra, Falduto, Pagnotta, finto terzino, Pagnotta, una spina nel fianco della difesa palizzitana. Strano stop, e per poco il San Gaetano Catanoso non passava in vantaggio. Ottima occasione per la squadra ospite, la seconda palla gol capitata ancora alla Rocca, ma è stato bravo il Tarzan locale che sulle liane vola meglio di Johnny Weissmuller. Calcio piazzato per i locali, così ha deciso il signor Vincenzo Torchia della sezione di Catanzaro, direttore di gara. Sulla linea di battuta c'è il solito Stefano Rodà, si sposta il baricentro della formazione palizzitana, parte il cross, deve uscire in presa aerea Morabito, muove di qualche passo, quindi si libera del pallone cedendolo a Nino Falduto e da questi a Pagnotta, finto terzino che ha seminato lo scompiglio nelle retrovie locali. Ancora Nino Falduto e proprio in questo momento l'arbitro decreta la fine delle ostilità per quanto riguarda la prima frazione di gioco. Le squadre vanno a riposo sul risultato di 0-0. Vi ringraziamo per la cortese attenzione. La linea torna allo studio centrale, cioè il regista Bruno Taverna. A risentirci fra un quarto d'ora circa per la telecronaca del secondo tempo.